Buona domenica, gentili telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. Sono in arrivo nelle case di 35 anziani del territorio dell'ASL di Vercelli alcuni dispositivi di supporto. Si tratta di un progetto pilota che potrà estendersi anche ad altre zone del territorio dell'ASL con l'obiettivo di consentire ad anziani e fragili di vivere autonomamente nelle proprie case, ma con la sicurezza di essere sempre tutelati dalla rete di assistenza territoriale. Sentiamo. Per sostenere gli anziani, comunque i fragili, a domicilio ci sono degli strumenti specifici messi a disposizione dall'ASL. Ci sono questi dispositivi, che sono 5 dispositivi sensori con un router che raccoglie questi dati. Questi dispositivi sono delle piccole macchinettine quadrate che si applicheranno nelle case dei nostri assistiti su ambienti da loro frequentati, quindi magari uno dei dispositivi potrebbe essere l'apertura, la chiusura di una porta e magari quella della cucina, dove sono magari molto più presenti. Sono per esempio anche fasci di luce appoggiati magari a un pavimento che danno un impulso e questa luce che nelle ore notturne e soprattutto quando si alzano di notte piuttosto che di giorno in ambienti dove magari c'è questo magari il rischio di cadute, piuttosto che lo stipetto di un armadietto che viene aperto per l'utilizzo del farmaco, piuttosto che la rilevazione di gas, quindi un rilevatore di gas applicato nella cucina, piuttosto che anche un rilevatore della presenza dell'anziano sul letto. Quindi oltre ai tempi che noi presumiamo siano corretti, e se aumentano questi tempi noi li andiamo a rilevare e vediamo. Quindi in ogni casa di questi anziani vengono, diciamo, messi diversi dispositivi? Sono 5 sensori per ogni casa, per ogni paziente, per ogni assistito, esatto. E quindi sia noi che i familiari possiamo andare a rilevare questi dati. Dal Piemonte a Milano per la protesta degli agricoltori. Il punto nel prossimo servizio con l'intervista al presidente nazionale della Coldiretti. Un'impresa agricola su 3 è in forte difficoltà, una su 10 addirittura rischia la chiusura. Colpa dei rincari che strozzano, un'agricoltura che scende in piazza nella città che è motore economico del paese e lega come Novara il suo nome a uno dei cereali simbolo della pianura, il riso. Ma oggi di giallo non c'è solo il risotto a Milano, ci sono i berretti della Coldiretti che denunciano il gap troppo marcato tra gli interventi a sostegno dell'economia e delle imprese messi in atto dagli altri paesi d'Europa rispetto all'Italia. Un ritardo che ora, con i tempi tecnici per la partenza del nuovo governo, rischia di mettere i produttori in seria difficoltà. Prima che il nuovo esecutivo possa iniziare a studiare, approfondire e a pensare alle nuove misure, passerà almeno ancora 1,5 mesi / 2. Questo tempo è troppo lungo, proprio perché rispetto alle misure fatte da altri paesi rischia di creare una forma di concorrenza sleale. Paradossalmente Francia e Spagna, ma la stessa Germania, saranno in grado di competere, di esportare di più rispetto a quello che potremo fare noi. Centinaia di agricoltori in piazza, con loro i risicoltori, gli allevatori, i giovani arrivati anche dal Piemonte. Questi ultimi preoccupati per la situazione, soprattutto chi ha dovuto sostenere il costo di avviare da zero una nuova impresa. E con l'incremento dei costi di produzione dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi, dei carburanti, assolutamente abbiamo la necessità di intervenire per fare in modo di supportare le imprese giovani, le imprese agricole, per fare in modo che questo settore possa continuare a garantire il cibo a tutto quanto il nostro paese. C'è un problema inevitabilmente legato alla burocrazia del nostro paese, che è sempre pesante e sempre forte, ma c'è un problema al i giovani hanno le difficoltà di una nuova impresa che nasce e che si avvia, però hanno anche tutte le difficoltà che hanno tutte quante le altre imprese. Quindi questo si va ad aggiungere all'altro elemento, creando una situazione che certamente è difficilmente sostenibile se non adeguatamente supportata. Intanto si guarda al futuro, si chiedono interventi contro il caro energia, ma si guarda anche alla programmazione di ciò che di duraturo servirà a un'agricoltura che oggi vale un quarto del PIL nazionale. Dobbiamo investire in termini strategici per quanto riguarda ciò che dovremo fare in termini infrastrutturali, cioè dobbiamo realizzare bacini di accumulo, dobbiamo realizzare strade, dobbiamo realizzare tutto ciò che riguarda la logistica per quanto riguarda il trasporto su rotaia, cioè dobbiamo diminuire quello che è il costo della bolletta, diciamo così, della logistica, che oggi vede l'Italia con un gap di 13 miliardi rispetto ai paesi a noi maggiormente concorrenti.
formazione e commercio internazionale. Sentiamo tutte le novità. Incontri gratuiti per imprenditori ed export manager organizzati dalla Camera di Commercio. Conoscenze normative, strumenti operativi sono questi gli elementi fondamentali per operare sui mercati esteri in un contesto caratterizzato da scambi internazionali sempre più veloci e da una crescente complessità geopolitica. Per supportare le imprese esportatrici, la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte organizza un percorso formativo gratuito dedicato al tema del commercio internazionale. Per partecipare ai seminari che dureranno fino a novembre occorre compilare i moduli di iscrizione online disponibili sul sito www.pno.camcom.it, dove è possibile scaricare i programmi completi di ciascun incontro. In fase di adesione è possibile anche richiedere di prendere parte alla formazione tramite il collegamento da remoto. L'iniziativa è organizzata nell'ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera Transform, Trasformazione e Imprenditorialità Aperta, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana. Per altre informazioni 0323 912803. Con NA022 vi parliamo di spazi post pandemia. Fino al 2 ottobre in città e sul territorio, numerosi eventi di Novara Architettura 2022, in campo sempre l'Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO, con il prezioso contributo organizzativo del Comune di Novara. Come da tradizione, il percorso di riflessione si è aperto ai cittadini offrendo un ricco programma sotto il cappello In-Out, spazi e dispositivi per la città post-pandemica. La manifestazione si sviluppa attraverso conferenze, incontri, mostre di architettura e fotografia, installazioni e proiezioni di materiale multimediale, visite guidate, performance e altri eventi legati al filo rosso. Gli eventi in programma si svolgono in diversi luoghi ed edifici storici novaresi, che sono tra loro legati da segni grafici, riconducibili ad un'unica immagine coordinata. L'obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alle tematiche dell'architettura e dell'urbanistica, rendendoli partecipi del patrimonio architettonico della città e delle trasformazioni urbane in atto e in progetto. Ruggero Biondo, coordinatore della Commissione Cultura dell'Ordine, parla di un'edizione particolare per una rassegna che ha sempre anticipato temi poi al centro del dibattito come riuso, territorio e l'andare oltre. Il Festival 2022 vuole portare l'attenzione sull'uomo, allargare la discussione che non è di nicchia, a chi architetto non è, partendo dalla crisi pandemica per ragionare sul modulo abitativo. Ottava edizione del Festival della Dignità Umana. Educazione è una necessaria sfida collettiva. Il Festival della Dignità Umana torna con grandi ospiti. La rassegna che propone incontri e dibattiti tra letteratura, filosofia e cultura tra Borgo Manero, Novara e Arona. Educazione, una sfida per cambiare, è il titolo del Festival della Dignità Umana in programma fino al 13 ottobre, con ospiti di grande rilievo a cura dell'Associazione Dignità e Lavoro Cerco Fornara ODV. Secondo la presidente dell'Associazione Dignità e Lavoro, Luisella Ferrari, la dignità è il valore che guida la nostra rassegna e consiste soprattutto nel valorizzare strumenti che consentano condizioni minime di uguaglianza. In quest'ottica è fondamentale capire l'importanza dell'educazione non soltanto scolastica, ma a tutti i livelli sociali. Sfida per cambiare per questo festival che ha anche una sezione giovani dedicata alle scuole a partire dal 17 ottobre. E poi il festival offre anche una borsa lavoro promuovendo azioni a favore di persone appartenenti alle fasce deboli. Festival attivo sui social e in rete, il programma è consultabile sul sito festivaldignitaumana.com. No, tanti appuntamenti in città. 20 appuntamenti in soli 5 giorni per un programma che spazia dalla musica alla danza, dal cinema al teatro, passando per momenti performativi, workshop e molto altro. Questo è NU Arts and Community, che si terrà fino al 2 ottobre. Abbiamo un'edizione molto ricca, considerati i laboratori anche le belle giovani, credo oltre 30 appuntamenti, che si concentrano molto in diversi spazi della città, soprattutto saremo allo spazio Nova, ex caserma Passalacqua, però come sempre anche questo festival si dimostra un'occasione per collaborare con tante istituzioni della città, ovviamente Cabina Teatri che è qui, e Casa Bossi con cui abbiamo una coproduzione molto interessante sostenuta anche dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Art Waves,
e la Regione Piemonte e il Ministero. Come sapete, abbiamo avuto la notizia qualche settimana fa di essere diventati uno dei 5 centri di produzione musica nell'ambito del jazz, l'unico del nord Italia. Terza edizione per questo progetto del Comune di Novara realizzato dall'Associazione Restart in collaborazione con Fondazione Piemonte Dal Vivo e con le associazioni cittadine. La collaborazione con realtà novaresi, cito la Fondazione di Agostini, con cui facciamo delle attività interessanti anche per il mondo dell'infanzia, ovviamente anche in spazi che sono stati riqualificati grazie al contributo di Fondazione di Agostini, e cito anche Calatà, con cui abbiamo un'importante collaborazione perché la cupola e i percorsi antonelliani restano sempre al centro della nostra attenzione. Un festival multidisciplinare che presenta un intenso programma di teatro, musica, danza, letteratura, circo e arti visive, con spettacoli e progetti di partecipazione in luoghi della città di particolare interesse storico, artistico e sociale. Anche quest'anno ci apriamo molto ai vari linguaggi e quindi, oltre ad una rassegna di videoarte che poi vi racconteremo, ci sarà anche una mostra di arte contemporanea nella nostra nuova sede, curata da Marco Tagliafierro, e poi tantissime iniziative che vanno dall'elettronica al teatro, musica di ogni genere, la danza al circo, e quindi un festival completamente multidisciplinare. È un festival in crescita, nato evidentemente in tempi impensabili, l'unico festival nato in tempi di pandemia, e anche per le regole della pandemia ci siamo un po' chiusi in dei luoghi, mentre l'intenzione prima stabilita proprio col sindaco è quella di portare la creatività incontro alla città di Novara e, perché no, anche portare a Novara gente da fuori proprio per queste iniziative di tutte le arti, performing arts. Arts and Community, ecco, anche questo community è proprio per sottolineare l'intenzione di coinvolgere davvero questi novaresi. Quindi NUT sta per nuovo, sta per innovazione ovviamente, come si diceva, sta anche per Novara, eccetera. Per i luoghi di Novara, quelli storici, importantissimi, Casa Bossi, ma anche naturalmente la cupola, che sarà protagonista di uno spettacolo di teatro a cui teniamo molto. E oggi a Borgo Sesia si tiene un evento particolare, Pizza con il Cuore, un pomeriggio con la pizza protagonista al Teatro Proloco per sostenere l'ospedale Regina Margherita, dove è stato curato e salvato un bambino di Borgo Sesia. Domenica 2 ottobre, un appuntamento importantissimo da non perdere a Borgo Sesia, Pizza con il Cuore. Questa volta Proloco ha voluto vestirsi di solidarietà e ha preparato un evento che a mio avviso racchiude un po' sia la solidarietà che il divertimento per tutti, per bimbi e per adulti. Per i bambini vogliamo terminare, diciamo, con la solidarietà, e con i bambini iniziamo, perché proprio all'inizio, diciamo alle 15:30, facciamo un intrattenimento per i bambini dove avranno giochi, avranno un mago, ci sarà una persona che li guiderà attraverso un laboratorio di pasta di ceramica molto carino, molto creativo, e che permetterà loro di creare un ricordino che porteranno a casa, che a questo punto sarà come soggetto la pizza, quindi si creeranno la loro pizza di pasta di ceramica. Poi la pizza si potrà gustare nel corso del pomeriggio, alle 19 c'è anche una cena, si possono anche prenotare i tavoli, vero? Certamente, ha terminato lo spazio per i bambini, ci sarà lo spazio invece per gli adulti, quindi ci saranno dei gruppi musicali che lieteranno la serata. Nel frattempo si potranno degustare delle pizze ottime, chiaramente, e il tutto questo per questo scopo benefico, per questa associazione Onlus che ha creato il Regina Margherita e che raccoglie fondi per alleviare, diciamo, queste pene di questi piccoli bambini che sono in degenza presso i loro ospedali. Noi abbiamo accolto subito, parlando con Luca, che ci accomuna questa passione per la pizza, per lui professionalmente, per me invece in modo amatoriale, di creare un qualcosa per aiutare questi bambini, perché veramente ne hanno bisogno. Allora, ricordiamoci, il 2 ottobre a Borgo Sesia, al Teatro Proloco, possiamo gustare una pizza, far divertire i nostri bimbi e comunque divertirci anche noi adulti, e soprattutto fare del bene, perché tutto ciò che verrà raccolto sarà devoluto alla Onlus Io Sto con il Regina Margherita. Le opere del maestro Naif Alfredo Vallese sono esposte per un mese all'outlet di Vico Lungo. La mostra è visitabile gratuitamente nel salone comunale che si trova sopra gli uffici della polizia locale. Quindi vediamo il servizio. Sono contento di essere qui in un centro commerciale grandissimo dove
si interessano anche d'arte, ogni tanto vogliono organizzare delle mostre d'arte di un certo livello, ho accettato, sarò qui per un mese dal 23 di settembre fino al 23 ottobre con la possibilità magari di prolungarlo fino a quasi a Natale. Quest'anno presento il nuovo tipo di quadro che è una fase generazionale che io sto facendo un po'. Volevo un po' cambiare il mio genere, sempre stile naïf su vetro, però con soggetti diversi, tipo questi con la frutta, con limoni, fichi d'India e poi anche con degli scorci di borghi antichi, case vecchie, città medievali, insomma sto preparando anche delle cose un po' particolari. La mostra direi che si presenta benissimo, una location molto bella. E invito tanta gente a venire a vedere perché innanzitutto anche quest'anno, come da 13 o 14 anni, adesso mi ricordo, è uscito il calendario 2023, quello da collezione, io qui mostra li ho. I quadri mostra sono 65, gli orari sono venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30 e gli altri giorni a mia discrezione, comunque c'è sempre la possibilità di telefonare e prendere appuntamento. Abbiamo ospite in questa sala che è di proprietà del comune e gestita con la direzione del centro, un grande pittore della nostra provincia, il Novarese, quindi è la volontà del comune che in questi anni ha sempre cercato di portare le eccellenze del territorio all'interno di questo parco che è un'eccellenza per la provincia di Novara e quindi siamo onorati di avere questo artista novarese, appunto, come dicevo, qui con noi. Come diceva il sindaco, noi promuoviamo sempre la località dell'arte, soprattutto l'arte locale. Il maestro Vallesi ci ha colpito per la profondità dei quadri e soprattutto per i colori che sposano tanto anche quello che è il nostro mood per quest'autunno-inverno. E nei nostri centri cerchiamo sempre di sponsorizzare l'arte, fare un connubio tra quello che è appunto il passaggio commerciale e quello che è poi la proposta artistica, ma soprattutto delle località e delle territorialità dove siamo presenti. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.